Buon pomeriggio a tutti, ben trovati per questo incontro che ha come tema le strutture esistenti in cemento armato. Il tema di oggi è la valutazione e rinforzo dei nodi di trave colonna. Quindi tratteremo in questo incontro pomeridiano di oggi il tema del comportamento delle strutture in cemento armato, focalizzando l'attenzione su uno dei elementi nevralgici nel comportamento delle strutture in cemento armato, che è la porzione di nodo, ovvero quella parte di struttura che collega travi e colonne e che in caso di azione sismica può essere soggetto a particolari fenomeni di crisi. Quindi vediamo rapidamente qual è l'outline, quindi come pensiamo di svolgere il nostro, di quali temi vogliamo affrontare oggi. Inizieremo a parlare di meccanismi di crisi di nodi non confinati, quindi entreremo subito nel dettaglio della valutazione dell'elemento nodo trave colonna. Poi andremo a vedere, ai sensi delle normative, e quindi dell'NTC 2018, come è possibile verificare un nodo trave colonna, per poi cercare di andare insieme a capire che cosa accade quando si va a valutare la sicurezza di una struttura in cemento armato e allorquando il nodo diventa l'elemento che ne comporta la crisi, come si può dimensionare l'intervento di rinforzo. Per poi finire brevemente e rapidamente con un caso studio dal quale si evince che il nodo è l'elemento primario che porta alla crisi la struttura, e si può vedere anche un rinforzo dell'elemento nodo può portare a un beneficio globale alla struttura e quanto può portare a un beneficio in termini di classe di rischio ai sensi della classificazione che tutti noi conosciamo oggi, introdotta con il cosiddetto sisma bonus. Quindi iniziamo questo percorso e partiamo dai meccanismi di crisi delle strutture in cemento armato. È a tutti noto che molti dei concetti che noi oggi riteniamo fondamentali nella progettazione di una struttura in cemento armato che sia in grado di sostenere azioni sismiche, quali la regolarità strutturale, la gerarchia, ma soprattutto alcuni limiti di deformabilità, i limiti geometrici di armatura, sono stati introdotti da pochi anni. In realtà, sino al 96, questi concetti non erano inglobati in nessun documento normativo. Ed è chiaro che incrociando questa banale informazione con quello che è il trend dell'epoca di costruzione degli edifici in cemento armato riportati in questo grafico con le barre verdi, beh, capiamo che praticamente la quasi totalità degli edifici in cemento armato è stata realizzata senza attenzione a questi criteri. A dire il vero, per lo più è stata progettata con riferimento a carichi gravitazionali o in alcuni casi con riferimento ad azioni sismiche che non sono quelle che utilizziamo oggi nella progettazione, e con riferimento a prescrizioni normative di gran lunga distanti da quelle che noi adottiamo oggi. Solo nella circolare del 97 sono stati introdotti alcuni di questi concetti. Evidentemente questa è la premessa che porta a capire chiaramente il perché durante un evento sismico, nei recenti eventi sismici, nelle strutture esistenti abbiamo rilevato diversi fenomeni di danno. E nella casistica dei fenomeni di danno è, ahimè, sempre presente il pannello nodale, cioè quella zona della struttura intelaiata in cemento armato che è la connessione tra l'elemento trave e l'elemento pilastro. In questa zona i rilievi post-sismici hanno mostrato che è sempre concentrato, o nella maggior parte dei casi si può concentrare il danno. Il motivo di tale danno è molto semplice: in questa zona non sono presenti nelle strutture esistenti realizzate prima del 96 le staffe,
Perché significa che il trasferimento delle azioni che arriva dalla parte, dalle travi, dai pilastri, dal piasto sovrastante al piasto sottostante, quindi tutto quello che arriva in termini di sollecitazioni in questa zona, è affidato al solo calcestruzzo. Calcestruzzo che tipicamente non ha una buona capacità di resistere a trazione e per cui si vede chiaramente la presenza di lesioni che indicano la incapacità del calcestruzzo di sostenere delle azioni di trazione, se non ci sono delle staffe integrative che vanno ad aiutarlo per sostenere tale azione. Questo è un nodo di un edificio aquilano, si vede chiaramente la lesione sia in questo caso che in questo caso, una lesione tipica da taglio, quindi inclinata a 45 gradi, che è indice chiaro di una tensione di trazione ortogonale alla lesione, che non è stata sostenuta dal calcestruzzo. L'assenza di staffe è inoltre un aspetto che porta alla favorisce l'instabilizzazione delle barre longitudinali passanti nel pilastro con distacco di copriferro e quindi con ulteriore aggravio del fenomeno di danno. Altro fenomeno che tipicamente comporta porta a ritenere che il nodo debba essere particolarmente tenuto sotto osservazione, che in questa zona ovviamente ci sono poi le riprese di getto e quindi c'è anche una debolezza legata a questo tipo di fenomeno. Quindi bastano queste poche foto a capire che l'elemento nodo e trave colonna rappresenta una delle principali criticità degli edifici esistenti in cemento armato ed è questo il motivo per cui oggi tenteremo insieme di capire bene come andare a effettuare le verifiche su questo elemento e come anche dimensionare degli interventi di rinforzo, perché se interveniamo su questo elemento, certamente saremo in grado di incrementare notevolmente la capacità di sostenere azioni sismiche in un edificio esistente in cemento armato o quantomeno ne ridurremo la sua vulnerabilità. Io ho mostrato un edificio dell'Aquila, ma evidentemente potrei mostrare edifici danneggiati da sismi a livello europeo, a livello internazionale. Richiamo anche un edificio di Amatrice, che è noto un po' a tutti, che era l'unico edificio in cemento armato, che era uno dei pochi edifici che era rimasto in piedi al centro di Amatrice, e poi è collassato a seguito della sequenza sismica. Bene, in quei giorni in cui è rimasto in piedi, si è potuto visionare che il danno principale era proprio nella zona nodale. Poi questo danno ha fatto sì che per le scosse successive a quella iniziale, che già avevano prodotto un quadro di danno devastante da matrice, l'edificio sia collassato. Questo è un altro edificio invece di Camerino, ancora una volta lesioni passanti nella zona nodale. Questo per chiarire ancora di più, se me ne fosse bisogno, quanto questo elemento rappresenta tipicamente la principale criticità degli edifici in cemento armato ed è per questo che noi dobbiamo sostanzialmente capire bene come andare a trattare la problematica dei nodi tra i pilastri. E allora, per fare ciò, andiamo a vedere che cosa accade quando siamo chiamati a verificare un nodo tra i pilastri. Bene, innanzitutto i nodi trave pilastro che abbiamo visionato nelle foto precedentemente riportate sono sempre nodi non confinati, cioè sono quelli che sono soggetti a prematuri meccanismi di collasso fragile. Perché parliamo di collasso fragile? Perché parliamo di meccanismi di rottura a taglio, che sono dei meccanismi di rottura improvvisi e quindi fragili, che avvengono senza un preallarme deformativo evidente. Dicevo, questi meccanismi si manifestano, come visto dalle foto poc'anzi riportate, nei nodi non confinati. Ma che cosa si intende per nodi non confinati? Bene, allora andiamo a vedere che cosa dice la norma tecnica per le costruzioni nella sua versione del 2018. In realtà il capitolo 7, che richiamo a tutti essere il capitolo relativo agli edifici nuovi, c'è la definizione di nodi trave pilastro e si dice che per nodi interamente confinati si intendono quei nodi in cui
quando in ognuna delle quattro facce verticali si innesta una trave. Quindi il confinamento si considera realizzato quando su ogni faccia del nodo la sezione della trave copre per almeno i tre quarti la larghezza del pilastro. Su entrambe le coppie di facce opposte del nodo, le sezioni delle trave si ricoprono per almeno i tre quarti dell'altezza. Sostanzialmente, questo, un nodo in cui convergono quattro travi, risulta essere un nodo confinato, mentre i nodi non confinati sono quelli in cui una faccia o più facce restano libere. Perché questa distinzione è fondamentale? Perché se andiamo a vedere quello che accade poi nel capitolo relativo agli edifici esistenti, che è il capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, a dire il vero, nelle norme tecniche non troviamo alcuna specifica per la verifica dei nodi, che è rimandata alla circolare, anch'essa revisionata nel gennaio del 2018, che al capitolo C, che sta per circolare 8, perché il capitolo 8 è quello degli edifici esistenti, al punto 7, punto 2, punto 3, punto 5, cita quanto segue: la verifica di resistenza deve essere eseguita solo per i nodi non interamente confinati, così come definiti al punto 7.4.4.3, ovvero il punto che abbiamo precedentemente visionato. Quindi, primo punto fondamentale, i nodi critici sono quelli non confinati, perché laddove c'è confinamento è chiaro che l'azione delle quattro travi convergenti nel pannello nodale in qualche modo protegge quella porzione di struttura e fa sì che non vi siano delle sollecitazioni, uno stato di sollecitazione tale da portare alla crisi. Viceversa, nei nodi non confinati, come visto anche dai sopralluoghi post-sismici, troviamo tipicamente delle lesioni di tipo fragile che quindi possono portare anche al collasso della struttura. Quindi la verifica va effettuata con riferimento ai nodi non confinati, per intenderci, in una struttura in genere armato, i nodi perimetrali, i nodi di facciata, i nodi esterni per lo più. E che tipo di verifica deve essere eseguita? Beh, la verifica richiamata nelle norme è una verifica di tipo tensionale. Poiché si presuppone che non vi siano staffe, sostanzialmente si va a richiedere, laddove non vi siano staffe, che la tensione nel calcestruzzo, la resistenza sia a compressione che a trazione, calcolata secondo una formula che adesso vedremo più in dettaglio, sia inferiore a determinati limiti sia per la compressione che per la trazione. Quindi si effettua una verifica di tipo tensionale. Ma vediamo come si effettua questa verifica e su che basi nasce questo tipo di verifica. Bene, noi qui per semplicità richiamiamo quello che accade in un telaietto piano, soggetto a carico gravitazionale, qui riportato in blu, e a delle azioni sismiche, forza 1 e forza 2, ovviamente crescenti ai piani. Sforzo, questo è il diagramma dello sforzo normale, diagramma del momento e diagramma del timing. Perché ho richiamato questi schemi semplici? Perché attraverso questi schemi semplici c'è semplice, c'è più facile capire che cosa accade nella zona di pannello nodale, che è questa qui, che sto richiamando con il mouse nella figura in alto a destra. Bene, dal pilastro sovrastante arriva uno sforzo normale, che è questo. Poi abbiamo, sempre dal pilastro sovrastante alla zona di pannello di nodo, un taglio che posso considerare essere questo, un taglio colonna che chiamiamo V con C. Nella trave convergente al nodo esiste poi un momento flettente che è di questa natura, un momento che tende le fibre superiori, comprime le fibre inferiori, quindi un momento che porta una trazione nell'armatura superiore. Quindi nel pannello di nodo, quindi in questa sezione qui riportata in 2D, noi abbiamo una contemporanea azione di sforzo normale e di un taglio che è dato dal taglio dovuto dalla forza di trazione dovuta alla trazione che si sviluppa nelle armature della trave legata al momento flettente, meno il taglio colonna. Quindi, se noi guardiamo questo elemento di calcestruzzo non staffato, noi banalmente possiamo immaginare che per effetto di queste azioni ci sia una deformazione che rende questo elemento un elemento di questo tipo,
dove ci sarà una diagonale che è compressa e una diagonale che è tesa, perché questa trazione meno, quindi questo taglio porterà qui ad un stato deformativo, per cui questo quadratino diventa un parallelogramma e evidentemente le diagonali, una sarà compressa e una sarà tesa. Qual è la tensione che nasce? Beh, l'approccio della verifica è un approccio che parte da quello che è un approccio tensionale che si basa sul cerchio di Moro, cioè sostanzialmente la domanda è la sigma, deve essere minore della capacità sia a compressione, questa diagonale che è qui riportata in verde, che è soggetta a compressione, sia nella trazione che è qui riportata in rosso. Quanto vale questa sigma? Beh, molto banalmente io posso dire che questa sigma è data da n su a con g, dove a con g ovviamente è l'area del pannello nodale, e quindi sforzo normale di a con g, che sarebbe sigma con n, che possiamo riportare in un piano sigma tau in questo punto. Quindi n su 2a con g sarebbe sigma con n diviso 2, sigma con n mezzi. Poi abbiamo un più un contributo che è dato da, ancora una volta, sigma con n mezzi al quadrato, più un altro contributo che è v con n su a con g. Ma chi è v con n su a con g? V con n su a con g è la tau che nasce su questa faccia. E quindi, come riportiamo in questo cerchio di Mohr, è una tau con n. Quindi sostanzialmente questa sigma di compressione con un approccio ai cerchi di Mohr si capisce banalmente che è dato da che cosa? Da sigma con n mezzi più questo termine, che non è altro che il quadrato di sigma con n mezzi più tau con n mezzi, quindi questa porzione qui, questa parte qui che è metà diametro del cerchio di Mohr, e quindi corrisponde a questo. Quindi sostanzialmente sigma nc è dato proprio da sigma n mezzi più questo contributo che è dato dalla radice quadrata di n su 2a con g al quadrato più v con n su a con g al quadrato. Questa è la sollecitazione di compressione. Qual è la sollecitazione di trazione? Ebbene, ugualmente sigma n mezzi meno questo termine, e quindi che è metà diametro, otterrò sigma nt. Quanto devono valere sigma nc e sigma nt? Devono essere inferiori, quindi la tensione della diagonale compressa, la tensione lungo la diagonale tesa, devono essere inferiori a dei limiti che portano alla rottura del calcio estruso, che, considerando l'azione contemporanea di sforzo normale e taglio, viene assunta per la rottura del calcio estruso a compressione pari a 0,5 volte la resistenza del calcio estruso, mentre per la trazione si assume 0,3 volte la radice di F con C, assumendo 0,3 radice di F con C come quel momento in cui si ha la fessurazione del calcio estruso. È chiaro che noi ci preoccupiamo principalmente di questo tipo di verifica, perché, come abbiamo visto, il meccanismo di crisi tipico è quello di una apertura di una lesione, e addirittura la norma si preoccupa talmente tanto da porre il limite di capacità a un valore molto basso di resistenza a trazione, che è un valore per il quale si ha la prima fessurazione, e questa la dice lunga su quanto ci si pone in una condizione cautelativa. Ovviamente questa formula poi la troverete in tanti volumi, o in tanti casi la potete trovare espressa in questa forma, che è la stessa di quella che trovate nell'NTC, dove chiaramente sigma n con t viene chiamata p con t, che sarebbe la tensione principale di trazione, e poi è tutta espressa in termini tensionali, quindi n su a con g diventa f con a, la tau viene chiamata n con j, ma è esattamente la stessa formula, semplicemente espressa in forma tensionale. Qui si dice deve essere minore o uguale un k, per essere generici, che la normatività italiana pone proprio pari a 0,3. Bene, allora questo è il tipo di verifica. Si capisce ancora meglio se andiamo a vedere, se andiamo a isolare il nodo. Che cosa accade? Per effetto di questa coppia abbiamo una compressione e una trazione, più un taglio colonna. Quindi qui avremo, in questa sezione, abbiamo il diagramma delle sigma di compressione, poi la trazione dell'armatura. Qui abbiamo questa coppia, che è esattamente dello stesso senso di quella del piasto superiore, che sarebbe questa coppia, che però
portano la compressione in questa parte del pilastro e la trazione invece sta qui con un calcestruzzo compresso qui. E poi abbiamo una trave soggetta a un momento che tende le fibre superiori, comprime la parte inferiore, e quindi si capisce chiaramente che nella zona di pannello nodale abbiamo compressione, compressione, quindi questo è un puntone compresso. Ovviamente qui c'è compressione, compressione e nella direzione ortogonale a questa direzione, che dipende poi dalla geometria della trave e del pilastro, perché questo puntone compresso ovviamente si è inclinato in funzione anche di questi parametri, si ha una trazione che, se supera il valore di resistenza a trazione di fessurazione del calcestruzzo, porta a un fenomeno di fessurazione di questo tipo. Chiaramente, se avessi avuto qui delle staffe, è chiaro che questa fessurazione sarebbe stata impedita perché quell'apertura sarebbe stata cucita dalla presenza delle staffe. Quindi, se noi abbiamo chiaro questo tipo di meccanismo, è evidente che capiamo che cosa accade durante un'azione sismica e capiamo anche quanto oneroso sia questo tipo di verifica, specie in termini di tensione e di trazione, per una struttura esistente. E allora, cerchiamo di capire in maniera comparativa che cosa vorremmo e che cosa accade. Se noi progettiamo una struttura con le staffe, ai sensi dell'NTC, noi in realtà, per quello che ci richiede la norma, vogliamo che il pannello non sia l'elemento che va in crisi, perché la crisi del pannello è una crisi di tipo fragile, quindi da evitare, perché non ha dissipazione energetica perché è prematura e quindi consente di sostenere azioni sismiche molto basse. Quindi, se noi compariamo quello che accade in un nodo staffato con un nodo non staffato, già dalle figure si vede che qui il nodo si concentra nella trave, mentre qui si concentra nel pannello nodale. Non solo, ma qui che cosa accade? In una struttura nuova noi abbiamo la concentrazione del danno nella trave. E abbiamo che, raggiunto il limite di resistenza, si deve avere una certa duttilità, perché ovviamente questo è quello che consente alla struttura di dissipare energie. Viceversa, perché questo riesce a cadere? Perché qui abbiamo delle staffe, quindi questo elemento è protetto e chi va in crisi prima è la trave. Addirittura noi in una progettazione di edifici nuovi evitiamo anche che plasticizzi il pilastro, vogliamo che il primo a plasticizzare sia la trave. Nell'edificio esistente l'assenza di staffe porta a questo danno, porta all'instabilizzazione e porta a un comportamento tale per cui se, e dico se, arriviamo a un meccanismo resistente simile a quello del nodo staffato, poi comunque abbiamo una crisi immediata e molto più repentina. Questo lo si vede dalle prove sperimentali e io qui brevemente vi voglio far vedere un video che riporta una prova sperimentale su un nodo che è stato estrapolato da una struttura reale danneggiata dal terremoto dell'Aquila, demolita perché non era conveniente più intervenire su questa struttura, non era economicamente fattibile. Siamo riusciti durante le fasi di demolizione, a estrapolare porzioni di struttura reale, portarle nel nostro laboratorio a Napoli e testarla in maniera tale da simulare l'effetto sismico. Come vedete queste quattro barre qui. Che cosa fanno? Simulano attraverso dei meccanismi di contrasto l'applicazione di uno sforzo normale. Quindi in questo nodo, sarebbe questo nodo che era parte integrante della struttura reale, arriva uno sforzo normale, poi qui c'è un attuatore che dà uno spostamento che si traduce in una forza che porta un diagramma del momento, quindi qui c'è un momento, esattamente come vi ho fatto prima vedere. Questo momento viene poi equilibrato da forze orizzontali che diventano taglio qui. Quindi in questa zona di nodo e succede esattamente quello che è accaduto in questa struttura durante l'evento sismico. Questa è l'equivalenza degli schemi che abbiamo già discusso e vediamo adesso che cosa è accaduto. Durante la prova sperimentale si vede che immediatamente si apre una lesione, quindi per bassissima, appena inizia a spingere, si apre una lesione nella zona di pannello nodale. Perché? Perché ovviamente il calcestruzzo non è in grado di sostenere le sollecitazioni, quindi si aprono delle lesioni sempre più significative. Per me sarebbe già, diciamo, avrei già raggiunto il livello di crisi convenzionale, perché la crisi convenzionale è l'attingimento della fessurazione. Qui vediamo poi che c'è una bassissima dissipazione energetica perché le barre sfilano e quindi il nodo si sta aprendo
in questo modo senza sostanzialmente andare a dissipare una quantità di energia importante. Quindi questo è quello che realmente accade. Allora, le foto iniziali più l'interpretazione meccanica di quello che accade ci devono far capire che evidentemente è il nodo, l'elemento nevralgico di una struttura in cemento armato. E allora adesso che cosa vorrei vedere con voi? Vorrei vedere con voi cosa possiamo fare quando ci troviamo di fronte al percorso progettuale, cioè quando ci troviamo di fronte a una struttura esistente, la andiamo a analizzare e andiamo a inputtare il nostro inserire la nostra struttura in un software di calcolo e cerchiamo di capire attraverso un'analisi statica non lineare, la cosiddetta analisi di pushover, che cosa sta succedendo. Beh, l'analisi di pushover è chiaro a tutti, ma lo ripetiamo rapidamente, è un'analisi che ci consente di plottare in un diagramma il taglio alla base e lo spostamento di un punto di controllo che tipicamente è un punto di controllo in testa alla struttura. Che cos'è il taglio alla base? La somma dei tagli nei pilastri della struttura che si ottengono quando io spingo, perché la pushover letteralmente non è altro che spingere fuori, quindi spingere fino alla crisi la struttura, e la spingo con un sistema di forze che simula l'evento sismico. Quindi io man mano che spingo, incremento i tagli alla base, incremento lo spostamento al tetto fino a un punto che rappresenta il collasso. Bene. Che cosa io dovrei fare? Dovrei al passo, ad ogni step di spinta, vedere che cosa accade nei miei nodi. Quali nodi? Questo, 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 questo e analogamente sopra. Tutti quei nodi perimetrali esterni. Perché? Perché evidentemente, man mano che incrementano le sollecitazioni all'interno della struttura, io potrei avere la crisi del nodo. E in realtà, quello che accade è che nel fare l'analisi, il nostro programma a un certo punto ci dice: guarda che per un livello di spinta che porta la struttura a uno spostamento di 1, che è di gran lunga inferiore a quello che la struttura al massimo potrebbe raggiungere, si ha una crisi. Si ha una crisi perché in questa zona c'è uno sforzo normale, un taglio colonna e un momento che produce una trazione qui, che sono tali per cui si ha la fessurazione del pannello nodale. Cioè io vorrei, sogno di arrivare a D con C, ma mi fermo molto prima perché molto prima si apre una lesione nel nodo. E allora, a quanto si apre questa lesione? Cioè il programma ci dice pure quant'è l'accelerazione a cui questo accade. Cioè questo punto in cui si ha la crisi deve corrispondere a una PGA di capacità, che divisa per la PGA, cioè l'accelerazione di progetto, mi dà che cosa? Quello che chiamiamo zeta con E, cioè l'indice di sicurezza che prende anche il nome di S nel caso di classificazione del rischio, a cui poi si associa la lettera V per dire indice di sicurezza, lo stato di salvaguardia della vita. Portando questa pushover in un piano accelerazione e spostamento, cosiddetto piano ADRS, Acceleration Displacement Response Spectra, io posso visualizzare in rosso la domanda, in giallo la capacità, che non è altro che la pushover, quindi la forza del sistema a più grado di libertà portata al sistema a un grado di libertà diviso per la massa, forza diviso massa, quindi lo posso portare in un piano accelerazione e spostamento. Riporto questa pushover in questo piano, ottengo questa mia curva nera. Lo spettro, per esempio, all'Aquila parte da 0,26 g, la PGA di domanda. Io per portare questa accelerazione dovrei avere una curva che o arriva fino a questo livello di resistenza o ha una duttilità fino a questo punto. Nessuna di queste due cose è possibile perché questa curva non continua, quindi non ho questo altro ramo perché c'è la crisi del nodo. Quindi mi fermo qui e intersego uno spettro che è di gran lunga caratterizzato da una PGA più bassa, che è la PGA capace, che in questo caso è molto più bassa di 0,26. In realtà, se lo vado a calare nel contesto di una struttura reale, questo numero è il 26% di 0,26, cioè un'accelerazione che è 26 volte, il 26% di quella che io dovrei portare. Quindi la mia struttura è andata in crisi per questo livello di accelerazione. Se io sanassi questa crisi e quindi dicessi al computer vai avanti, lui molto probabilmente troverebbe a stretto giro
Un'altra crisi, che è la crisi a taglio dei pilastri o di alcuni pilastri, per uno spostamento di 2 ancora inferiore a quello di capacità. E quindi se io vado a fare tutta, a visionare, dico al programma, fammi vedere quanto è il massimo spostamento e indicami tutte le crisi, quello che accade, per esempio, su questa struttura è che al 26% di taglio alla base, cioè al 26% di PGA, rispetto alla domanda, si è avuta la crisi del nodo, al 59% c'è stata una prima crisi a taglio del pilastro. Poi in realtà in questo caso, sanate queste crisi, addirittura non c'è problema di duttilità, ma questo è un altro tema. Quindi che cosa succede su questa struttura? Ma succede spesso in tante strutture che, per esempio, in questo caso solo sanando le crisi dei nodi io potrei passare da 26 a 59. Ovviamente tra questo punto e questo punto ci potrebbero essere tante crisi dei nodi. Quindi io dovrei al passo interrogare il programma e capire quali di quegli elementi nodali stanno andando in crisi. Supponiamo di voler raggiungere almeno il 60%, cioè di arrivare a una condizione per cui tutti i nodi non vanno in crisi, perché poi il meccanismo di crisi è governato da un altro fenomeno, che è quello del pilastro. Quindi supponiamo di voler arrivare al 60%, sanando tutti i meccanismi di crisi di pilastro, di nodo tra le colonne, e poi a quel punto io dovrei andare a sanare i pilastri. E allora vediamo che cosa fa il programma di calcolo e vediamo noi come possiamo controllare e capire che cosa sta accadendo. Noi facciamo un calcoletto mettendoci nei panni del software di calcolo. Facciamolo noi una volta, in modo tale da poter controllare quello che accade durante le nostre analisi. Bene, io per controllare quello che accade devo individuare nodi non interamente confinati, lo abbiamo detto. Sapere le dimensioni tra i pilastri convergenti del nodo, questo chiaramente le conosco perché le ho modellate. Calcolare la resistenza del nodo a con G, valutare le caratteristiche di resistenza medie dei materiali, rapportandole al fattore di confidenza e al gamma con M, calcolare la capacità dei nodi in termini di tensione, trazione e compressione, ricavare sforzi normali e tagli sollecitanti, e a questo punto ricavare lo sforzo di trazione delle armature, calcolando quindi V con N, e verificare, secondo le formule poc'anzi visionate, se il nodo è in grado o meno di sostenere le azioni sollecitanti. Allora, per questa struttura, che come vi ho detto, vi ripeto, ha un indice di sicurezza governato dalla rottura dei nodi al 26% dell'azione sismica di progetto, ovvero una struttura che va in crisi per il 26% di un'azione di progetto che noi oggi consideriamo per una struttura nuova, quindi una struttura nuova porta 100%, questo porta il 26% di quell'accelerazione. È una struttura di 3 piani, realizzata nel 61, abbiamo fatto un piano di indagine, abbiamo fatto un rilievo, quindi abbiamo raggiunto un livello di conoscenza 2, fattori di confidenza 1 e 2, abbiamo fatto le prove su calcestruzzo, abbiamo una resistenza di 16,7 MPa, un acciaio di 390 MPa, tipico degli anni 60. Questi sono valori medi di resistenza del calcestruzzo cilindrico, valore medio delle barre di acciaio. Non mi soffermo sul piano prove perché questo è un altro tema. E quindi che cosa facciamo? Per prima cosa dobbiamo ricordare che per meccanismi fragili vanno utilizzate come resistenze FCM diviso FC diviso gamma M o diviso gamma S, quindi 15 e 1,5. E quindi il valore di progetto può essere 9,3 per il calcestruzzo, 282,6 per l'acciaio. Quindi, se guardiamo la verifica di rottura a trazione, posso immediatamente ricavare questo sigma NT limite, ovvero 0,3 radice del freno C, che è 0,91 MPa, cioè la capacità è 0,91 MPa, molto bassa, circa 1 MPa. Bene, andiamo a vedere quant'è la domanda e quindi che cosa faccio. Per un nodo d'angolo o per un nodo di facciata, che è questo, io devo interrogare il programma e sapere ogni volta sforzo normale, taglio, momento colonna, momento trave, perché dal momento trave poi ricavo questa trazione. Come la ricavo questa trazione? Beh, questa trazione può essere banalmente, se questo momento è pari al momento di snervamento, allora questa trazione vuol dire che è proprio pari allo snervamento dell'acciaio per l'area di acciaio. Viceversa, se questo momento fosse minore del momento di snervamento, dovrei calcolarlo, ma non sbaglio granché se considero questo taglio pari a M diviso 0,9D, perché
momento è 0,9 dpt se l'acciaio ha snervato. Se non ha snervato sarà di poco diverso, ma un metodo per avere un ordine di grandezza semplice è questo. Mi ricordo che queste sono le forze in gioco per il nodo d'angolo, per il nodo X di facciata, ovviamente ho anche un'altra trave, per la trazione non cambia nulla, ovviamente però qui che cosa succede? Che il taglio sul pannello di nodo non è più solo V con C meno T, ma c'è anche quest'altro contributo che per equilibrio è uguale a T'. Quindi abbiamo che V con N è uguale a T più quest'azione che è uguale a T' meno V con C. Quindi il taglio qui è dato a T più T' meno V con C, dove ovviamente T e T' si calcolano con le regole di cui abbiamo parlato poc'anzi, a seconda se questi due momenti sono superiori o inferiori allo snervamento. Se questo è tutto chiaro, allora immaginiamo di farlo per un nodo. Per esempio, andiamo a controllare, il programma ci ha detto che un nodo è andato in crisi e vediamo che cosa è successo. Su questo nodo che sto considerando ho queste sollecitazioni. Queste sollecitazioni corrispondono ad una sollecitazione di un Z con il target del 60%, cioè io voglio sanare tutte le crisi dei nodi, voglio portare poi la struttura ad andare in crisi per un altro meccanismo, quindi se porto al 60%, quindi chiedo al programma, dico: fammi vedere al 60% di azione sismica che cosa accade e lo interrogo su questo nodo, su tutti i nodi, ho che cosa? Sforzo normale, taglio, momenti. Quindi facciamo la verifica di un nodo, facciamolo insieme. Qui ho riportato lo sforzo normale, il taglio, il momento sulla trave di destra, il momento sulla trave di sinistra, le dimensioni del pilastro, le dimensioni della trave, il copriferro che in questo caso è, in questo esempio, 45 mm. Bene. Che cosa abbiamo? Sforzo normale e taglio colonna sono forniti dal programma, quindi nulla questio, me ne vado a vedere. Questo è lo sforzo normale, questo è il taglio colonna. La con G è data dalla base del pilastro, quindi che abbiamo 20, per scusate, la larghezza effettiva del nodo è data da B con G che è 20, per una profondità che è, ai sensi di quello che viene richiamato nel punto 7.4.4.3.1 dell'NTC, è la distanza tra le giaciture più esterne e le armature. Quindi in questo caso sarebbe 60 meno 2 volte il copriferro, quindi meno 90, 51. Quindi ho calcolato la con G. Questi, quindi conosco tutto, mi serve la trazione qui e la trazione qui che diventa poi la compressione qua. Quindi devo andare a calcolare questa trazione. Conosco le armature superiori e inferiori, mi vado a calcolare la trazione come minimo di Agone S FY MB diviso 0,9H. Attenzione, qui per essere a vantaggio di sicurezza mi conviene non dividere per F con C, cioè mentre lo vado a dividere quando considero la capacità nella domanda non mi conviene utilizzare questo perché non è cautelativo, quindi utilizzo FY M diviso gamma con M. In questo modo ottengo questa trazione e qui i valori numerici che poi avrete modo di guardare più con calma. Poi guardo a quest'altra trazione, ancora una volta con la stessa procedura, questa trazione che poi corrisponde alla somma di queste due compressioni. Ottengo un altro valore, minimo sempre di quello che si ottiene considerando un momento di snervamento o non di snervamento. Ho quindi V con N che è dato da T più T' meno V con C. Ho tutti i termini noti, in questo caso V con N era 191 kN, sono pronto, sforzo normale 50 kN, V con N 191 kN, calcolato come T più T' meno V con C, A con G è 1020 cm², in questo caso, inserisco il tutto in questa formula di cui abbiamo capito il senso e ottengo 1,64 MPa, che è chiaramente maggiore della tensione limite che era 0,91. Quindi vuol dire che in questo caso al 60%, se io questo voglio portare la struttura almeno al 60%, questo o altri nodi come questo in cui la verifica non è soddisfatta devono essere rinforzati. E qui si apre il capitolo del rinforzo. Nel momento in cui io ho capito la ratio per cui il nodo non è rinforzato e ho capito quali di questi nodi perimetrali non sono rinforzati, io posso porre un target di accelerazione, di obiettivo e posso poi rinforzare i nodi. Quali sono le tecniche? Beh, ce ne sono tante. E
È chiaro che le più comode, le più idonee in una logica di sisma bonus sono quelle che vanno a intaccare poco, cioè a essere poco invasive. Quindi un composito, un acciaio esterno, un CAM. È evidente che se io faccio un ringrosso, anche in quel caso riesco a rinforzare il nodo, ma è altresì evidente che un ringrosso in facciata non è cosa semplice, sia per problemi architettonici, sia perché evidentemente poi porta anche a una parte, diciamo, in fondazione e quindi porta a un disturbo sulla struttura molto più grande. Sul sito ReLUIS, che è la rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, trovate un manuale che riporta diversi schemi di calcolo di diverse tipologie di rinforzo. Io approfondirò un rinforzo fatto con materiali composti, fermo restando che la ratio che si utilizza nel caso di rinforzo, sia esso FRP, sia esso acciaio, sia esso CAM, può essere esattamente la stessa. Vi ricordo che ai sensi delle linee guida per l'attribuzione della classe di rischio sismico esiste un metodo semplificato che dice che se io intervengo su tutti i nodi non confinati, quindi quelli di cui abbiamo poc'anzi parlato, e contestualmente faccio degli interventi di antiribaltamento sulle temperature, ottengo uno scatto di una classe e quindi ottengo quei benefici fiscali che vanno tra il 70 e l'80% dell'intervento, oppure possono essere portati fino al 110 con quello che oggi è l'incentivo super bonus. Quindi particolare importanza al tema nodi, ovviamente. Tutto ciò è valido se ci sono telai in due direzioni, altrimenti la struttura ha una concezione talmente poco sismica che questi interventi che abbiamo visto possono incrementare di molto la capacità sismica della struttura, non lo fanno perché non essendoci telai in due direzioni stiamo parlando di una struttura troppo debole. Quindi guardiamo un attimo come si può progettare un rinforzo. Ripeto, è declinato, diciamo, quello che diciamo qui per l'FRP, ma se io al posto dell'FRP utilizzo l'acciaio, cambia la tensione del materiale da utilizzare. Se utilizzi il CAM, cambia la tensione del materiale, ma la metodologia di calcolo è esattamente la stessa. Quindi, un rinforzo esterno può essere fatto applicando un composito in tessuto quadriassiale. Perché quadriassiale? Perché le lesioni sono inclinate, ma sono un po' in diverse direzioni, quindi disponendo un tessuto in tutte le direzioni io vado a cucire al meglio le lesioni che nascono. Quale può essere una ratio? Io vi presento due approcci molto rapidamente. Il primo è: se devo fornire a un edificio esistente una capacità di sostenere nel pannello nodale delle azioni che il pannello nodale non riesce a sostenere, perché? Perché è carente di staff. Beh, un concetto molto semplice per dimensionare un intervento di rinforzo è: bene, forniamo a quel pannello nodale un ausilio che è equivalente a quello che faremmo mettendo delle staffe. Quindi, se un edificio nuovo, noi mettiamo questo quantitativo di staffe, per i nodi interni, per i nodi esterni, quindi stiamo parlando di nodi AX o i nodi d'angolo, che cosa posso dire? Sostanzialmente, io posso banalmente sostituire a questo membro, che cosa? Un quantitativo di materiale esterno che nella fattispecie è FRP, e quindi invece di mettere un'area di staff per la tensione di snervamento di staff, o metto un'area di CAM per la tensione di snervamento del CAM, o metto un'area di acciaio per la tensione di snervamento dell'acciaio, o metto un'area di composito per la tensione di lavoro del composito che è data dal modulo elastico per la deformazione di progetto. La deformazione di progetto può essere usata come 4 per mille. L'area, se utilizzo un quadriassiale come vi ho fatto vedere prima, è data da questa formula, perché l'area orizzontale è quella che noi consideriamo come contribuente nel meccanismo resistente, quindi l'unica incognita rimane T con F. Quindi da questa uguaglianza, mettendo A con F in questa espressione, sostituendo tutti i termini, mi rimane solo T con F lo spessore. Quindi immediatamente posso ricavare lo spessore necessario per fare che cosa? Per mettere un quantitativo di rinforzo esterno pari, che dà un contributo pari a quello che le staffe avrebbero fornito in un edificio nuovo. Quindi questo è un criterio che si può utilizzare addirittura senza nemmeno fare l'analisi, perché ti porta a fare un intervento che è indipendente dal modello di calcolo che tu stai ipotizzando, una volta che sei sicuro
che quel nodo è carente. Un approccio un po' più raffinato è quello che presento qui e che è riportato anche in una norma europea e che, ripeto, vale ugualmente anche se utilizziamo sistemi di rinforzo diversi, cioè quello di ragionare in termini un po' diversi. Diciamo, questa espressione, la sigma di trazione nella diagonale tesa, abbiamo visto può essere espressa in questo modo. Stiamo solo cambiando la simbologia, l'abbiamo visto nelle prime slide. Bene, questa tensione principale di trazione, quindi secondo l'approccio Cecchini-Morra, può essere scritta in questo modo. Da questa espressione si ricava che il taglio, la tensione di taglio, questo NJH, diciamo, si può ottenere semplicemente facendo dei passaggi matematici, quindi esplicitando questa espressione come PT per la radice di 1 più F con A su PT, dove F con A abbiamo detto essere N su A con G. Quindi, che cosa io posso fare? Questo è il taglio di domanda, il taglio capace di capacità, cioè il limite, è quando PT raggiunge che cosa? K radice di F con G, cioè 0,3 per la nostra norma. Quindi domanda e capacità possono essere raffrontati calcolando PT su radice di 1 più F con A diviso PT e confrontandolo con questo valore. Allora io che cosa dico? Se io ho un calcestruzzo, il calcestruzzo solo resiste 0,3 radice di F con G, cioè la sua tensione di rottura a trazione è 0,3 radice di F con G. Ma se io aggiungo un materiale esterno, sia esso composito, sia esso acciaio, in una certa direzione, perché io non conosco esattamente la lesione che è inclinata a teta, ma se lo metto in una certa direzione, inclinata di beta, beh, questo materiale mi darà un contributo che posso chiamare PT acciaio A, PT CAM, C, PT F, FRP, e questa tensione massima di trazione sarà data ancora una volta da un'area per una tensione, ovviamente proiettata secondo la direzione principale di trazione. Quindi, in funzione poi dello schema di rinforzo, quest'area può essere esplicitata, che sarebbe l'area equivalente di FRP. Qui vi riporto le formule per calcolarla. Attenzione perché la zona su cui lavora il composito può essere una faccia o due facce in caso di nodo, diciamo, con una sola trave convergente o due travi convergenti, quindi qua vedete questo N con S che ci dice quante facce sono rinforzate a taglio sostanzialmente, T con F lo spessore di tessuto, quindi l'area equivalente poi a seconda del tipo di tessuto può essere calcolata con queste formule, dove la mia incognita è sempre T con F, la deformazione in quel documento normativo troverete essere esprimibile con questa formula che di progetto diventa questa semplice formula in cui la deformazione di progetto del composito è data sostanzialmente da resistenza, è legata alla resistenza del calcestruzzo, all'area di composito che mettiamo e al modulo elastico, secondo questo approccio. E quindi, qual è la procedura di progetto per fare un rinforzo a valle di un calcolo? Bene, io ho questa espressione mi dice qual è il taglio che agisce, no? E se qui metto radice di 0,3 F con C, cioè 0,3 radice di F con C, 0,3 radice di F con C, posso calcolare la capacità del nodo non rinforzato. A quel punto devo calcolare la domanda. La domanda o la calcolo come abbiamo visto prima, quindi tirando fuori dal programma sforzo normale, tagli e momenti, oppure posso fare anche un ragionamento più semplice. Poiché negli edifici nuovi io voglio sostanzialmente che l'obiettivo da raggiungere qual è? Che io devo avere che il nodo non attinga la crisi prima dello snervamento degli elementi in esso convergenti. Beh, io posso pure immaginare di calcolare la domanda in funzione di questo criterio, cioè calcolo la domanda secondo un criterio di capacity design, cioè quello che noi facciamo negli edifici nuovi, ovvero si calcola il massimo valore della tensione di taglio in corrispondenza, quindi questa, in corrispondenza dell'attingimento della plasticizzazione di uno degli elementi convergenti nel nodo, cioè lo snervamento della trave o del pilastro, in modo da scongiurare certamente il meccanismo di rottura fragile a taglio del pannello di nodo. Attenzione, in un edificio nuovo io posso orientare questo meccanismo, quindi posso dire per me deve
deve snervare prima la trave. In un edificio esistente, avendo già le armature, gli elementi, non lo posso orientare, anzi spesso snerva prima il pilastro, che è qualcosa che noi non vogliamo nei nuovi, però accade così. Nella progettazione del rinforzo posso banalmente dire: fammi vedere, date le armature, date le geometrie, qual è il taglio che arriva sul pannello di nodo quando si innesca uno dei possibili meccanismi di snervamento, ovvero lo snervamento del pilastro prima della trave, o lo snervamento della trave a momento negativo o a momento positivo prima del pilastro. Quindi fammi dare una capacità resistente tale per cui sicuramente il nodo non si può rompere perché ha un rinforzo tale per cui il nodo resiste a quelle che sono le massime sollecitazioni che si hanno quando uno degli elementi in esso convergenti snerva, cioè quando ha dato il massimo della sua azione trasmissibile. E quindi qui il dettaglio delle formule di come si può calcolare qual è il taglio di domanda se snerva prima il pilastro, e allora noi avremo che, stante l'uguaglianza delle armature sopra e sotto, abbiamo lo stesso momento di snervamento, per l'equilibrio il momento trave due volte questo momento, e allora il taglio di domanda è dato da Vj, che è T meno V con C, dove T è dato da che cosa? Mb diviso 0,9D, perché questo non è un momento di snervamento, meno V con C, che si può esprimere come momento diviso luce, diviso B per H con C, quindi conosco la domanda. Se invece snerva prima la trave, è chiaro che a questo punto il taglio diventa A con S per F con Y, mentre V con C diventa meno M con C diviso L, dove M con C è la metà di questo momento per equilibrio. Quindi io banalmente ho calcolato la domanda. Con questa domanda, io potrei calcolare questa domanda per tutti i nodi, verificare quanto sono lontano in termini di capacità rispetto a questa domanda e sanare tutti i nodi mettendo un rinforzo esterno tale da portare la capacità a questo livello di domanda. Se lo faccio con FRP, posso utilizzare queste formule che qui ho richiamato brevemente a beneficio di coloro i quali vogliono utilizzare questo schema di rinforzo che evidentemente è conforme all'idea di andare in una logica di intervento che non modifica massa e rigidezza, e come abbiamo visto nel primo dei nostri incontri, dove abbiamo trattato gli interventi locali, questo è un intervento che può configurarsi come locale, quindi può avere un beneficio legato alla possibilità di non modificare massa e rigidezza, e quindi non modificare la distribuzione delle azioni sulla struttura. E quindi alla fine io posso poi utilizzando l'FRP andare a verificare che la mia capacità sia maggiore della domanda o a dimensionare, se ciò non accade, il rinforzo aumentando il numero di strati di rinforzo o lo spessore dell'acciaio fino a quando non risulta verificato il mio nodo. Voglio usare gli ultimi 5 minuti di questa presentazione di oggi per farvi vedere un caso studio in cui vediamo che cosa accade in termini di classificazione di rischio facendo un rinforzo a taglio di un nodo. Bene, questa è una struttura di un edificio aquilano che si è danneggiato nel terremoto. Noi sappiamo che su questo edificio hanno fatto dei lavori, hanno riparato i danni, hanno fatto un intervento di miglioramento da circa 200.000 euro con 2 unità immobiliari. In questo edificio che cosa era accaduto? I danni si sono avuti per motivi molto semplici, quelli che abbiamo inizialmente discusso: una carenza dei dettagli antisismici con una mancanza di staffe nei nodi e staffatura se Fi6 a 20, quindi molto raro, calcestruzzo abbastanza scadente, e una progettazione fatta all'epoca di costruzione, che era il 1973, con moderate azioni sismiche. Il progettista, che ha curato la pratica di ricostruzione, ha fatto l'analisi sismica, il suo programma di calcolo, dalla quale è emerso che la capacità della struttura era controllata dall'attingimento di una crisi fragile subito legata ai nodi. Quando avveniva questa crisi? Per un APG pari a 004G. Ricordando che all'Aquila la domanda è 0,26G, significa che al 12% di domanda questo edificio andava in crisi. PGA 004G significa un terremoto, utilizzando questa formulazione che trasforma la PGA in periodo di ritorno,
un terremoto con un periodo di ritardo di 3 anni. Cioè questo edificio, da un punto di vista teorico, porta un terremoto che accade ogni 3 anni. Perché? Perché il nodo è l'elemento critico, cioè basta una piccolissima spinta per cui quell'azione nel pannello nodale di trazione è tale da far attingere la fessurazione. Se io lo guardo in termini di sisma bonus, 3 anni è talmente poco che non può essere considerato, si considera almeno 10 anni. Con R 10 anni significa lambda, cioè uno su T con R 10%, quindi una capacità limitatissima rispetto a quella che dovrebbe avere di 475 anni. Quindi vado nel piano del PAM, il punto SLV di una struttura nuova è il punto che corrisponde a un terremoto di 475 anni, cioè 0,2%. Io non porto questo terremoto, ma porto un terremoto molto 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 meno intenso, addirittura un terremoto di 10 anni, era addirittura di meno. Quindi questo punto trasla qua dietro per calcolare la curva PAM, però ho bisogno anche di questi altri punti. Nelle linee guida ci sono delle indicazioni chiare per calcolarle in maniera, diciamo, semplificata, quindi facendo riferimento a quello che è la verifica dell'SLV, si può calcolare questo punto adottando questa espressione. Quindi ho anche quest'altro punto. Per calcolare il PAM, però, mi serve anche la prestazione dell'SLD. Prestazione all'SLD, che significa valutare che alla domanda, quindi un terremoto di 50 anni, si deve avere un interstorio drift, quindi uno spostamento interpiano minore del 5 per 1000. Fatta questa analisi, in questo caso l'edificio aquilano aveva una capacità del 120%, cioè era verificata l'SLD. Questo non mi spaventa perché all'Aquila c'è una concezione sismica, quindi un po' di rigidezza degli edifici c'è. Un po' di inerzia c'è, e quindi in realtà questo edificio all'SLD era verificato. Quindi andando nel piano PAM, io avrei dovuto mettere il punto qui, ma è logico che se all'SLV io porto 10 anni, non posso pensare che all'SLD è verificato, quindi vuol dire che anche all'SLD si attinge la crisi, per cui nella curva di PAM devo tornare indietro. E la mia curva di PAM relativa all'edificio esistente è questa verde, la cui area sottesa ovviamente non è l'1,14% come nel caso di edificio nuovo, ma è un numero molto molto elevato, addirittura in questo caso 8 e 2. Quindi, secondo la classe di rischio, ho una PAM, un indice PAM 8 e 2, quindi sono in classe G, un indice di sicurezza che era inferiore al 15%, quindi sono in classe di rischio G. Perché? Perché c'è una crisi del nodo, addirittura questa era verificata all'SLD, ma quella crisi del nodo mi ha portato tutto più dietro. Quindi, facendo un intervento di rinforzo dei nodi e anche di alcuni pilastri, che andavano in crisi a taglio per via delle staffe così rade, il progettista ha fatto un rinforzo portando il livello sismico, la capacità sismica almeno un po' più del 60%. Quindi si è posto al 60%, come abbiamo visto prima, ha visto tutte le sollecitazioni, ha verificato tutti i nodi e anche qualche pilastro. A questo punto, verificando al 63,5%, perché ovviamente non è che il rinforzo porta a 60% preciso, si ottiene un periodo di ritorno di 142 anni, che è quello, cioè la struttura diventa capace di sostenere un evento sismico che ha un periodo di ritorno di 142 anni, che non è ancora 475, ma è molto meglio di prima, che erano solo 10 anni. Questo punto si sposta qui, questo, utilizzando la formulazione, si sposta di conseguenza qui. All'SLD non è cambiato niente, perché ho fatto un rinforzo senza incidere sulla massa, quindi quel 100% di prima è quello di adesso, era 120, infatti è più verificato rispetto all'edificio nuovo. E quindi la curva viola è la nuova curva che si ottiene in termini di PAM a valle di questo intervento, solo inteso a sanare i nodi e alcuni pilastri. A questo punto il PAM è diventato 1,18, quindi siamo andati in classe B. L'ISV è diventato 63%, quindi siamo in classe B. Alla fine siamo arrivati in classe B. Quindi quell'intervento porta l'edificio dalla classe G alla classe B. Quanti gradini abbiamo fatto? 1, 2, 3, 4, 5. Vi ricordo che 2 sono i gradini necessari per avere il massimo della ritrazione. Per il superbonus al 110 non vi è questo limite specificato, ma è chiaramente auspicabile che ciò si ottenga. E i calcoli che vi ho fatto vedere dimostrano che poi bastano degli interventi nemmeno tanto invasivi, almeno nella fattispecie di questo esempio, ma in tante strutture capita così, perché sono sempre nodi e pilastri che verificano, che governano il processo. E nel prossimo incontro parleremo di pilastri. E quindi siamo passati da G a B,
con degli interventi tutto sommato semplici, tutto sommato economici e tutto sommato anche facili da implementare e da un punto di vista di calcolo e addirittura anche facendo dei calcoli a mano, quindi sia con un calcolo con un processore, ma anche verificandoli a mano, che poi quello che ci si auspica sempre un progettista possa fare per avere il dominio sulla progettazione di un intervento. Chiudo solo dicendo che ovviamente se avessi fatto questi interventi in una logica di metodo semplificato, avrei facendo solo i nodi, avrei avuto uno scatto di classe. E però si capisce come, perché questo scatto di classe viene garantito, viene offerto da NVIDIA, perché in realtà facendo già questi tipi di interventi, tipicamente si hanno dei vantaggi a volte anche di gran lunga superiori. Costi di questi interventi, gli interventi locali sono risultati all'Aquila fattibili con costi tra i 30 e i 140 euro al megawatt, quindi con costi anche tutto sommato ragionevoli. Parlo spesso di composito perché è una delle tecniche che è stata più utilizzata nel post-sisma, evidentemente anche le altre, il CAM e l'acciaio, sono state utilizzate anche se meno frequentemente, ma comunque con dei costi molto semplici, quindi procedura di progetto semplice. Valutazione preliminare dei costi semplici, direi che siamo in grado e pronti ad accettare la sfida di ridurre fortemente, mitigare quello che è il rischio sismico delle nostre costruzioni attraverso procedure di calcolo che guardino da un lato all'incremento di capacità, alla sicurezza, alla riduzione delle perdite e dall'altro anche, perché no, ad un minimo di invasività, quindi a un minimo di disturbo agli occupanti. E con questo chiudo e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno a tutti dalla Stadata. Sono l'ingegner Sonia Pastore. Adesso andremo a vedere un esempio pratico dell'argomento affrontato dal professor Di Ludovico, eseguito con il nostro software FEM AXIS VM. Eseguiremo il calcolo non lineare, pushover, di un edificio in cemento armato, concentrandoci nell'individuazione dei nodi sui quali sia necessario intervenire con dei rinforzi. Navigator è il nostro post-processore che, con un percorso guidato, agevola la progettazione di strutture nuove ed esistenti secondo le NTC 18. Apriamo il nostro progetto, indichiamo tutti i parametri del sito, la città dove è stata realizzata l'opera, tipo di costruzione, classe d'uso, tipo di struttura e in analisi da eseguire selezioniamo la non lineare di tipo pushover. Nei parametri sismici ritroviamo gli spettri sismici degli stati limite ultimi e altri parametri, come il rapporto sismico ZE, la categoria topografica, quella di sottosuolo e i fattori di struttura calcolati a flessione e a taglio. Come vediamo, in modello FEM si è creato il modello pushover che andiamo ad aprire. Vediamo che la struttura è interamente in cemento armato, con un vano scala con tre setti. Cambiando la visualizzazione al modello, vediamo come siano state inserite le cerniere plastiche alle estremità di ogni elemento lineare. La definizione delle cerniere plastiche avviene attraverso la definizione del diagramma momento curvatura, consultabile dalla voce sconnessioni per ciascun elemento lineare che si seleziona. Per facilitare l'assegnazione delle cerniere plastiche, il software può utilizzare delle finestre apposite per ciascuna tipologia di elemento lineare che riconosce. Vediamo per i pilastri, la finestra ci richiede l'inserimento dell'armatura longitudinale, staffe e legature. Per le travi, la finestra cambia. Infatti, richiede l'inserimento di altri dati riguardo l'armatura della sezione, il tipo di barre e il tipo di elemento. In più, il software riesce a riconoscere l'elemento setto,
Quindi rileva il rapporto dei lati della sezione del pilastro che risulta maggiore del rapporto di 1 a 4. Anche in questo caso c'è una finestra apposita. Definite le cerniere plastiche, si passa all'esecuzione dell'analisi pushover e quindi la possibilità di selezionare le 24 analisi nelle varie direzioni, definire gli impalcati, impostare il passo e il nodo di controllo. Eseguite le analisi, vediamo in forma tabellare tutti i risultati. C'è la possibilità di consultazione delle singole analisi più nel dettaglio. Ad esempio, selezioniamo la 4 e aprendo il diagramma pushover, vediamo come l'analisi selezionata non si è verificata. Questo a causa del decadimento della curva pushover prima del raggiungimento del Dmax. Entrando nel dettaglio, possiamo visualizzare tutti i passi della pushover, individuando esattamente quando avviene la prima plasticizzazione, fino ad arrivare al passo in cui abbiamo il decadimento della curva, dove ormai riscontriamo una plasticizzazione quasi completa delle cerniere. Lo notiamo facilmente perché la cerniera cambia colore, passando da blu a rosso. Per semplificare ulteriormente la comprensione dei risultati, il programma, al termine delle analisi, produce un foglio Excel nel quale sono riportate le verifiche di tutti gli elementi, nodi, travi e pilastri. Oggi in particolare ci soffermeremo sui nodi, perché è oggetto di questo webinar. Di interesse rilevante è sicuramente la scheda nella quale sono riportati i nodi che non verificano. Qui vengono riportati gli identificativi dei nodi, l'analisi che ha determinato la rottura del nodo e il passo al quale questa rottura si è verificata. A conferma di questo viene riportato sia il passo precedente la rottura, dove possiamo effettivamente verificare che i valori di compressione e trazione sono più bassi dei valori di resistenza, e sia il passo successivo, dove i valori di resistenza non sono più sufficienti. Avendo questi dati a disposizione, possiamo individuare quale sia il primo nodo a rompersi, cioè quello che si rompe allo spostamento minore. In funzione degli spostamenti è possibile determinare l'accelerazione al passo e in funzione del livello di miglioramento individuiamo lo spostamento determinato dall'accelerazione. Probabilmente il livello di miglioramento sarà quello che ci garantisce almeno il salto di una classe al fine di accedere alla detrazione del 110%, Sisma Bonus 2020. Lo scopo del nostro intervento riguarderà tutti i nodi al di sotto di questo spostamento. Di conseguenza risulta semplice individuare all'interno della tabella i nodi che necessitano di rinforzo. Il nostro software Sismotest permette di calcolare il salto di classe attraverso l'indice di vulnerabilità e il PAM, calcolati sullo stato di fatto e di progetto. Per applicare correttamente i rinforzi ai nodi, dobbiamo individuare all'interno del modello quali siano stati l'analisi e il passo che hanno determinato la rottura. AxisVM permette di fare tutto questo e una volta individuato il nodo e selezionato il passo corretto, è possibile leggere le sollecitazioni di momento e taglio agenti sul nodo individuato. Con questi dati è possibile progettare il rinforzo nei modi indicati precedentemente dal professor Di Ludovico. Questo esempio mostra come sia possibile entrare nel dettaglio dei risultati ed eseguire nuove valutazioni grazie alla completezza
dei risultati che ACSIS-VM ci fornisce. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso ci sarà il professor Di Ludovico nel caso in cui vogliate fare delle domande, anche io resterò comunque collegata. E vi ricordo che potete contattarci per informazioni tecniche al nostro centralino, allo 011 6699 345, e per informazioni commerciali al numero verde 823 62 45. Continuate a consultare il nostro sito www.stadata.com, la nostra pagina Facebook, LinkedIn, il nostro canale Telegram e il canale YouTube Stadata, dove troverete tutti i nostri webinar e video.